Buon pomeriggio, approfondimento con ospite in studio il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. L'argomento è ancora quello legato agli allagamenti degli giorni scorsi a Trapani. Riprendiamo un po' il tema dall'intervento di ieri della consigliera di opposizione Anna Garuccio, che ha paventato l'impossibilità del Comune di Trapani di, come dire, se non proprio risarcire, comunque di esentare chi ha ricevuto danni dalla Tari, dall'IMU e da comunque altri tributi locali. Allora, Giacomo Tranchida, Garuccio sostiene che il Comune di Trapani, in assenza di bilancio, non potrà intervenire su questo tema e quindi di fatto Tari, IMU e quant'altro e altri tributi locali devono comunque essere pagati da chi ha subito i danni. Come stanno le cose? Ma questi sono bravi a buttare benzina sul fuoco, esasperare gli animi delle persone. Mi avevano preparato l'agguato politico l'altra mattina, la domenica mattina peraltro, insomma i soliti noti. Tra cui il portaborse, l'ex portaborse del senatore D'Alì, questo La Pica, quest'altro lì che fa sempre barzellette e news, non mi ricordo, Fileccia come si chiama, eccetera. Il solito ambiente. Ma, sì, la Garuccio, al di là della polemica, in concreto? Appunto, la Garuccio e gli altri sanno benissimo che il Consiglio Comunale di Trapani non può cambiare le leggi dello Stato. E le leggi dello Stato non consentono deroghe alle tasse e rifiuti. Dunque hanno fatto una speculazione sulle spalle di tanti poveri cristi che sono distrutti, a meno che, quello che abbiamo chiesto noi ai parlamentari nazionali, in sede di riconoscimento dello stato di calamità naturale, lo Stato con legge fa la deroga alle tasse e rifiuti, compresi quelli comunali. Allora sì. Due. Il Consiglio Comunale può fare delle esenzioni, rinviare pagamenti, per esempio sulla tassa della spazzatura? La legge dello Stato dice però che quello che non paga Tranchida lo paga Pace, la debbono ripagare tutti perché il costo del servizio, ma poteva farlo entro i termini di approvazione del bilancio che sono scaduti. Dunque sapevano già che erano scaduti i termini per proporre un'eventuale proposta di modifica regolamentare. Non si arrampichino sugli specchi, c'è una sola strada maestra, che è quella di avere riconosciuto lo stato di calamità naturale, anche perché nessuno può mettere in dubbio che siamo arrivati a punte di 122,5 mm su centimetro quadrato d'acqua il 26 di pioggia, il 26 di settembre, che si raddoppia se ci mette tutta quella che discende dal Monte Erice e che purtroppo, ahimè, più di quella dell'alluvione del 2009, addirittura quella caduta in 12 ore, qui invece in un'ora e mezzo, e che è pari a quella disastrosa dell'alluvione con 9 morti del 1976. Due. Lo stesso discorso vale per Misili Scemi, vale per Salina Grande, dove la competenza comunque a prescindere della regione autorità di bacino, lo stesso Cocina dichiara 100 mm di pioggia nel giro di un'ora, due ore, eccetera, eccetera, e parla di questi due eventi eccezionali. Non è un caso che il Presidente della Regione sia venuto a verificare i danni di questi eventi eccezionali. Bene. Bisogna riconoscere, la politica dovrebbe essere seria e matura, se per davvero vuole bene la città e gli operatori che sono stati disastrati, i cittadini che sono stati danneggiati, essere matura e fare fronte comune nel chiedere con forza alla Regione come primo passo e immediatamente allo Stato il riconoscimento dello stato di calamità e il risarcimento dei danni. Noi stiamo raccogliendo le istanze e siamo pronti a presentarli per avanzare le pratiche di risarcimento danni. Mi pare di capire che il risarcimento dei danni può arrivare solo ed esclusivamente se c'è una legge dello Stato. Se c'è lo Stato di riconoscimento di calamità naturale è un discorso. Dopo di ciò ci sono alcuni uffici legali che stanno facendo come dire, azioni in danno diretta del Comune. Non gliene frega nulla di questo tipo di procedura, eccetera. Il Comune sta verificando in base a una polizza assicurativa fideiussoria che tipo di copertura potrebbe dare ed è un lavoro che si sta facendo con l'ufficio legale di verifica. Ma l'obiettivo vero, il dato vero, il dato dovuto alla città di Trapani e a Misili Scemi e aggiungerei anche ad altri comuni, Castelvetrano devastata, Mazzara è andato pure Campobello sotto, pure, sì. Campobello alcuni andato, comuni dell'Agrigentino, Sciacca, non ne parliamo, Sciacca. È quello di avere riconosciuto lo stato di calamità naturale, anche perché se è vero che il fiume Verde Rame è stato progettato per non esondare in 50 anni con X millimetri d'acqua, è stato dimostrato che dopo 20 anni invece c'è l'esondazione perché i millimetri d'acqua sono cambiati. Dunque quell'idea progettuale non valeva nulla. Se è vero che le fogne di Trapani, i canali di Trapani sono stati progettati 40 anni fa,
per X famiglie e per Y, diciamo, scarichi, scusate l'espressione, e per acque, se adesso è saltato il sistema è perché c'è un sistema, allora, che ormai dal punto di vista medio è impazzito. Dobbiamo chiudere, le faccio un'ultima domanda. Lei ha più volte sostenuto che potrebbero intervenire a sostegno, diciamo, degli equilibri idrografici della città di Trapani anche i lavori di RFI e i lavori della ZES, della zona economica speciale. In che modo Rete Ferroviaria Italiana e la ZES possono contribuire, possibilmente sinteticamente in 30 secondi? E ci provo. RFI deve fare sottopasso in via Marsala? Via Marsala e via Salemi sono diventati il canale scalabrino che nelle amministrazioni passate è stato distrutto a Trapani. E le acque si riversano di Erice Casasanta e di Trapani Nuova, si riversano tutte in via Marsala. Dunque, RFI faccio un'opera a tutela ulteriore del sottopasso, consentendomi di pigliare, la butto giù lì, l'acqua piovana me la porta direttamente al mare, non che l'acqua mi deve fare tutto il giro di Trapani, fa la turista per arrivare a tornare a Tipa. Due, lo stesso ZES, che deve fare la strada di collegamento veloce dall'incrocio di via Salemi, dalla rotonda di via Salemi fino ad arrivare a Molo Ronciglio, un'opera complementare di protezione a questa strada che deve fare, che si porti anche l'acqua che dal versante sud di Monte Erice e di Trapani Nuova si scarica sempre in via Marsala. Significa, in poche parole, ricostruire la storia del tempo e della natura, rifare il canale scalabrino, seppur con due condotte diverse. L'acqua deve andare subito al porto, non c'è bisogno che attraversi la città. Grazie signor Sindaco, ci fermiamo perché il tempo a nostra disposizione è finito, però sicuramente torneremo a parlare di questi argomenti, perché comunque sono argomenti di stretta attualità. Dovremo affrontare una stagione invernale sperando che non si riversi su Trapani la stessa quantità di pioggia che abbiamo visto in questo scorcio di fine estate. Buon pomeriggio.